Dirigente, allora, giorno 8 parte il salone dell'edilizia e d'Ezza e dell'artigianato. d'artigianato. In cosa consisterà e come mai avete deciso questa data? Perché proprio qui all'Alessandro Allora, io sono nuovo dirigente scolastico dal 1° settembre. La scuola apre un'opportunità grande a questi ragazzi e del territorio. La scuola dell'artigianato e dell'impresa perché è la scuola del Made in Italy, che io sono stata anche fuori, ho siglato degli accordi di rete sia a Milano che a Roma. Dopo si dà questo impulso a questa che è l'istituto tecnico che ha una sua storia nel territorio. Per cui ho voluto dare la possibilità ai docenti, ai ragazzi soprattutto, di far conoscere nel territorio questa nuova realtà. Giorno 8, 9 e 10 sarà la scuola aperta, ci saranno i vari laboratori nei vari settori, perché la scuola ci sono i quattro indirizzi, il CAT, l'FM, il professionale e la moda. Quindi è un'opportunità per il territorio di conoscere quello che noi abbiamo all'interno di questo istituto scolastico. Grazie ai professori, tutti quanti che mi hanno dato questa opportunità e soprattutto ai ragazzi, che ognuno con le proprie peculiarità e interessi si sono occupati di questa iniziativa. Ingegnere Chiavetta, docente di topografia qui a scuola, qualche dettaglio in più su questo salone? Allora, innanzitutto voglio ringraziare l'amministrazione comunale per la vicinanza in tutta l'organizzazione di questa manifestazione. Sono stati vicini nella individuazione delle aziende, nelle invitare le ditte espositrici e anche a sostenerci sotto il profilo economico. Perché la scuola organizza questa manifestazione? Perché è importante che la scuola, oltre che a fare formazione, diventi anche promotrice di iniziative sul territorio di carattere imprenditoriale. La scuola che torna ad aprirsi al territorio ed essere al centro del territorio. Il tema della manifestazione è educare alla professione e all'impresa, proprio per dare questo taglio di scuola che promotrice di iniziative. Le imprese che saranno presenti sono tutte imprese del territorio e voglio sottolineare che il 90% di queste imprese sono Gestite no, tutte persone che sono uscite da questa da questa scuola, scuola. ex alunni che hanno intrapreso l'attività imprenditoriale. Questa è una cosa importante perché noi creiamo questa finestra espositiva in modo tale che queste aziende possono trovare mercato, possono trovare ed espandersi nel territorio, non solo, che siano anche di esempio per i nostri alunni, per i ragazzi che frequentano questa scuola, perché è importante che l'alunno frequenti un istituto che dia loro delle speranze di inserirsi nel territorio sotto il profilo professionale e sotto il profilo lavorativo. E per questo noi abbiamo voluto anche la presenza delle scuole della primaria, proprio per far vedere a tutti, per far vedere al territorio quanto è importante l'istituto tecnico geometri, ragionieri, professionale, perché proprio dà questa opportunità di inserimento immediato nel mondo del lavoro e nel mondo imprenditoriale. Assessore, allora praticamente avete abbracciato come ente comunale, come amministrazione comunale, questa iniziativa. Sì, il Comune di Nicosia ha immediatamente voluto raccogliere l'invito dell'Istituto Tecnico Volta e nelle sue entrambe articolazioni, ex ragioneria, quelle della mia età, ancora lo chiamiamo così, ragionerie geometra, oggi CAT e ATM. Perché crede la nostra amministrazione nell'importanza di lavorare per gli studenti, per i professionisti e per gli artigiani di domani, appunto creare un'interfaccia col mondo produttivo. Pertanto abbiamo ritenuto subito validissima l'iniziativa di far rapportare i nostri ragazzi, i nostri studenti col mondo produttivo locale in maniera tale che, oltre a poter attingere, come ormai si fa,
alla rete per creare nuove iniziative, nuove le cosiddette start-up, e attingere soprattutto al contatto col territorio locale, con i nostri artigiani, con i nostri produttori, con i nostri professionisti, perché il titolo insieme allo spessore degli interventi e i titoli dei singoli interventi, delle tematiche trattate, sapranno sicuramente essere uno stimolo per i ragazzi, appunto, per pensare proficuamente al loro futuro. Noi siamo dei ragazzi di Alessandro Volta, del corso Amministrazione, Finanza e Marketing, che siamo stati coinvolti dai nostri docenti a partecipare a questo salone che si terrà il giorno 8, 9 e 10, volto ad educare alla professione e all'impresa, che comunque a prescindere dall'alternanza scuola-lavoro, il nostro indirizzo proprio ci forma alla costruzione e alla gestione delle imprese. Sono un ragazzo del corso CAT, corso Ambiente e Territori. Invitiamo le persone ad essere presenti, genitori e altri ragazzi, Tutta la tutta la popolazione. popolazione, che è un'ottima esperienza di Perché comunque noi vita. ci crediamo e vogliamo rimanere nei nostri territori.